Buongiorno Fagnano, eccoci col consueto video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Partiamo immediatamente con una cosa che mi è successa questa mattina. La via Tronconi era chiusa al traffico per questioni di sistemazione della rete idrica proprio lungo il corso della via. Due passanti mi hanno fermato e mi hanno fatto presente che la via era chiusa, ma nessuno era stato avvisato della chiusura appunto per lavori. Neanche il sindaco era stato informato di questo e di questo mi spiace, soprattutto perché mi ero ripromesso di informare la cittadinanza qualora ci fossero chiusure delle vie e dei cantieri in anticipo, non solo la cittadinanza ma anche le attività che lavorano in loco. Mi spiace per questo disguido e chiedo scusa per questa mancanza di avviso alla cittadinanza per questi lavori. Però, sempre sulla via Tronconi, mi è stato segnalato, ma da più tempo questo, che i nuovi marciapiedi vengono usati anche come piste ciclabili e come piste per i monopattini, soprattutto in contromano. Allora qualcuno ha suggerito, mettiamo un cartello o mettiamo delle telecamere. Non so il cartello quanto possa servire, soprattutto perché ci vuole poi sempre un controllo di presenza per evitare che questo avvenga. Potremmo iniziare a pensare di fare un controllo più capillare verso la fine dell'anno, quando andremo ad assumere nuovo organico per la polizia locale previsto nel fabbisogno del personale del comune. Detto questo, ci vuole un po' di senso di responsabilità da parte di tutti, soprattutto da chi utilizza le biciclette lungo quel corso della strada. Non possiamo permettere che si vada in contromano sui marciapiedi e mettere in pericolo la vita del ciclista, ma anche in sicurezza coloro che escono dalle strade o dalle porte di casa e si trovano a frecciare davanti un ciclista. Chiedo davvero responsabilità e senso civico per questa situazione. Per quanto riguarda la situazione ucraina e le persone che provengono dai luoghi di guerra, settimana prossima prometto nel video di fare un report più attento e puntuale. Faccio presente però che il 27 di aprile, dalle ore 9 alle ore 12, nel negozio tra Piazza San Gaudenzio e Via Volta, si effettuerà una raccolta straordinaria di cibo, come è stato fatto nelle settimane scorse. Dopodiché tutto ciò che verrà raccolto verrà consegnato e fatto oppure verranno chiamate le famiglie stesse a ricevere ciò che è stato donato dai cittadini fagnanesi. Eventi della settimana. Domenica 24 aprile dalle ore 9 alle ore 16 presso Calipolis la mostra degli impressionisti. Entriamo invece negli eventi ufficiali del 25 aprile. Il 24 aprile alle ore 20:30 nell'Aula Magna Benvenuto Piazza di Piazza Fredo di Dio della scuola secondaria Enrico Fermi si terrà la conferenza di Enrico Vanzini dal titolo Ritorno a Fagnano. Il 25 aprile invece torna dopo due anni dalla pandemia il corteo dedicato alla festa della liberazione. Si parte alle 9:45 da Piazza Cavour davanti al castello con le alzabandiera. Bandiera della Repubblica Italiana e bandiera dell'Unione Europea. Sarà presente anche il corpo musicale Giuseppe Verdi di Varese, che accompagnerà tutto il percorso del corteo. Si arriverà al Monumento dei Caduti con la deposizione delle corone. Dopodiché si entrerà al cimitero per una deposizione del lume nella Cappella Centrale dei Caduti. I discorsi dei vari relatori e delle personalità ufficiali saranno svolti in piazza Matteotti di fronte alla lapide dei caduti. Finita la manifestazione in piazza Matteotti, al Castello Visconteo, nella Sala del Camino, c'è la premiazione del concorso promosso da AMPI per il 25 aprile sulla Costituzione. Lì sono esposti i lavori dei ragazzi e avverrà la premiazione. Dopodiché, nel pomeriggio, alle ore 18, nel cortile del Castello Visconteo, sede del Municipio, l'accoglienza di Enrico Vanzini. Alle 18:30, nella Sala Consigliare del Comune e in diretta streaming, la seduta straordinaria del Consiglio Comunale per l'attribuzione della cittadinanza onoraria a Enrico Vanzini. In quell'occasione sono state invitate alcune autorità e alcuni sindaci, oltre a quello di Cittadella, dove attualmente risiede Enrico Vanzini, anche i sindaci della zona e il presidente della provincia. Non tutti potranno essere presenti e ringraziamo anticipatamente per le risposte che abbiamo ricevuto da loro. Ringrazio la cittadinanza che vorrà essere presente. Non mi resta altro da aggiungere ed annunciare in questo video messaggio. Auguro a tutti voi un buon fine settimana e un buon inizio di settimana prossima e un buon 25 aprile. Grazie a tutti.